Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video spesa. Allora, vi mostro subito quello che ho preso da acquestapone. Sono quattro cose in croce, tra cui questo fantastico bussolotto che era un'offerta di Foxy Mega. Ancora ce l'avevo, non l'avevamo consumata tutta, però era un'offerta, ho approfittato. È l'unica carta igienica che ci piace. Poi ho preso la maschera Pantene, questa qua Lisci effetto seta, mi piace tanto, e uno shampoo ultra dolce al latte di cocco e macadamia. Ho preso anche per la primissima volta questi assorbenti della Saugella che sono in cotone. Ho preso quelli notte, li proviamo, speriamo di vedere insomma che siano, perché gli assorbenti in cotone si sgretolano tutti. Speriamo che questi insomma non si sgretolano e soprattutto che non mi diano fastidio. Ok, poi sono stata al Conad e devo dire che è una spesa un tantinino zozzetta. Allora, ho preso cornetti classici. Questi qua li ho presi perché poi, vabbè, vi farò vedere che cosa ci andremo a mettere e vi spiegherò anche perché. È tutto una conseguenza. Comunque, Philadelphia, questa è la M da 250 mL, grammi. Ho preso sempre della Conad, marchio Conad, prosciutto crudo stagionato. Ho preso due di queste che sono sfoglia sottile per fare sia le lasagne che per fare i cannelloni. Volevo provare a fare i cannelloni per domani che è domenica, però non li ho fatti mai, quindi un attimo devo capire come si fa. Ho preso un pezzettino di caciotta Priora. Sì, caciotta Priora. E questa qua. Poi ho preso 4-5 mandarini, ma erano bruttini, quindi ne ho presi pochi. Voglio un attimo vedere come, se sono buoni, ok, se no non ne ho presi tanti. Delle gallette di riso. Christian mi ha chiesto le gallette di riso, quindi io ho acconsentito. Un pezzo di pane. Questo qua è la ciabatta, però è farina normale. Io questo qua lo spezzo a pezzettini e lo congelo. Se Cri magari una sera vuole il pane, glielo tiro fuori. Ho preso gli abbracci per la mattina. Ho preso, vabbè, la pancetta dolce perché mi è stata richiesta la carbonara uno di questi giorni. Quindi la pancetta dolce. Sempre per Christian ho preso questo sugo fresco ai quattro formaggi della Conad. Non l'abbiamo mai provato io. Non amo i formaggi, quindi se lo mangerò a lui. E so che comunque a lui piace la pasta ai quattro formaggi, non gliela faccio mai perché non sono capace, anche se credo che sia facilissimo, e perché comunque io non la mangio, quindi gli ho preso questo della Conad, vi faremo sapere. Ho preso una golosità, i Choco Fresh, come dolcino, mamma mia, sono troppo buoni. Ho preso la panna, sempre della Conad, panna da cucina, ne ho prese due, perché rimango sempre senza. Sempre per Christian che adora sta roba, un salame di Jenga, un pezzettino di salame. Questo qua non è con i, com'è che si chiamano? Grassetti, grasselli, insomma, con le patacche bianche. Questo è più uniforme, c'era anche quello con le patacche. Per oggi facciamo invece, ne ho presi due perché sappiate che con questi non ci posso, cioè con uno di questi non potete mangiare in tre persone, ecco. Quindi ai funghi porcini, sono dei ravioli, li facciamo oggi. Prima busta andata, aspettatemi che prendo la seconda. Allora, vabbè, il volantino dell'acquastapone poco importa. Ecco, ho preso questi funghi per fare i aiuto, perché non mi vengono le parole? Per fare i ravioli ho preso questi funghi. In realtà dovrei far andare i Pleius che ho. Probabilmente farò andare i Pleius che ho in frigo, perché questi qua li posso tenere fino a al 5, no, fino a non lo so. Non c'è scritto, vabbè, comunque faccio andare prima quelli vecchi. Poi ho preso un'insalata russa, mai provata credo della Conad, forse una volta, non mi ricordo. Servivano le uova, quindi 10 uova fresche. Ho ripreso questo è eccezionale ragazze, provatelo, è quello al vegetables,
ma ce ne sono tantissimi tipi e tantissime, come si dice, tipologie. Questo qua è quello con, ve l'ho detto mille volte, con sale, pepe, basilico, cipolla, aglio e prezzemolo, è fenomenale, e c'è il macinino. Poi ho preso un asiago, una fetta di asiago. Per Christian ho trovato questi, che era un po' che non li mangiava, insomma, sono le tipo nuggets, diciamo, bocconcini di pollo, sempre della marchio Conad. Poi ho preso la bietola, un sacchetto di bietola. Aspettate un attimo. Ho preso due pizze, sempre del marchio Conad, ai quattro formaggi e margherita, e sono quadrate, non le ho mai provate queste qua, vedremo come sono. Ciao Christian! Interessantissime queste, sì, cose. Sì, dato che vai là, tieni. T'ho preso la pizza ai quattro formaggi. Fatto benissimo. T'ho preso, anche questo. Sugo fresco e quattro formaggi. Per la pasta, che non l'avrò mai fatto, perché non sono in grado. Interessante, si può provare. Bene. Poi, cos'è questa? Cos'è? Il coso dell'acqua saponi, che stava sul libretto, niente. Ah, questo, ma che c'è dentro, scusa? Devo mi avvedere, non lo so. Oh. Ah, due assorbenti in omaggio, che dell'Atena, boh, non capivo, sembra una bustina, non so che cosa. Poi ho preso la salsa di soia, quella col tappo rosso. Ho preso una bevanda di riso e cocco biologica, buonissima questa qua, ho finito il tavolo. Comunque la pizza non è, abbiamo appena scoperto che la pizza non è quadrata, c'era scritto quadrata però. Sì, quadrata forse perché... E anche molto piccoline sono, ecco perché costavano poco, tieni. Va bene, poi ho preso 5 banane per il bananaro, che ormai è diventato... bananaro. Qui ci sono 7 salsicce, mi pare di ricordare. Ho preso della carne macinata per fare appunto i cannelloni e che altro? Ah, questa Cristiano, l'hai ripresa? L'ho presa soltanto perché volevo la coppia dei bicchieri. Perché dovete sapere che di questa... Ma chi ci crede? Di questa, già che mamma una volta ce n'aveva preso un barattolo, e quindi ci abbiamo il bicchiere perché il bicchiere rimane. Ed è molto bello, non trovate che sia particolarissimo? Spero che hai preso anche delle brioche a sto punto. Speri bene. Brava. Questa potete tranquillamente lavarlo e appunto vi tenete il bicchiere, ok? È fighissima, tra l'altro è anche buona, anche se non dovrei mangiarla. E vabbè, io non dovrei mangiare tante cose, però... In più vi voglio far vedere una cosa che, come dire, oddio quanto pesa! È una zucca, questa non l'ho comprata, mi è stata regalata. In realtà vi spiego un po', allora... Siccome ho una zia di mamma che c'ha il campo, l'orto, insomma c'ha tutto, mette le zucche. Pensavo fosse adatta per Halloween e quindi io ho chiesto se a mia nonna se poteva andare a prendere una zucca per fare un video e intagliarla per fare appunto Halloween, e mi ha portato questa. Questa qui però, come vedete, non è molto adatta. E poi, siccome si può mangiare, a me sinceramente rode molto tagliarla per Halloween. Quindi credo proprio che non farà la fine di Halloween, ma verrà mangiata. È bellissima. Se sapete che razza, specie, come si dice per i vegetali? Razza, specie, come si dice? Qualità. Qualità? Che tipo è? E nulla, scrivetemelo sotto nei commenti perché io non so sinceramente come si chiami. Quella dell'altra volta mi avete detto che si chiama violina, quindi grazie perché io imparo anche da voi, grazie mille. E nulla ragazze, io poso sto figlio di 10 kg, vi mando un grossissimissimo bacio, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao carissime, ciao carissimi.